Era Fossi Adriano Mecca. Aglio, siamo in realtà qui. Ma sì o no? So che mo non è in alta definizione. Si è un po' sgranato. No, no, no. Sembra HD, mo non dà più quell'errore perché proprio perché è partito tutto. Vedi che dava quell'errore. Ma dopo che era successo? Io ho per paura che non potevamo su una. Per paura che non funzionava, ho creato due account, insomma. Due account per quell'ambiente. Ho messo uno, insomma, una cosa tecnica. Ho creato solo casino. È una cosa che potevo correggere solo dall'ufficio. E l'ha fatta anche solo da là. Vabbè. Il cavo ce l'ha... C'è un cane? Eh sì. No, lo so che c'è un cavo, però non ci c'è. Hai detto qualcosa? Cagno, no, no, cagno. Classica batteria per ci vuole. Spero che non si spegne, che era rimasto il 10%. Perché a caricare non carica, però lo mantiene. Cioè, lui fa l'energia la via da sotto. Eh? L'energia la prende dalla batteria di sotto. La prende come se fosse attaccato in macchina. Non lo carica, però consuma la sua. Sono un po' di scuola per venire in contatto.
Poi questo verde
invece per l'ubito che è molto simile, la tagliata, il scarto, il grafico, il grano, e anche la carta che non può essere ricicolata. Tutto il resto è quello che non può essere ricicolato. I cittadini sono andati a fare la cosa iniziata, infatti stanno diventando sempre più hanno degli incontri, ma c'è quale sono quattro passi, uno di 1% nel più verde, uno del più verde. Questo per esempio è il politico del spazio e non può essere né riciclato né consentire per fare tanto. Questo, quando viene portato un riciclo, si scopre e non può essere riciclato. E sarebbe anche molto costoso da riciclare. E così abbiamo deciso di evitare l'utilizzo di contenitori come questo a San Francisco. Nessun ristorante può fare cibo di questi contenitori. E contro la legge? Sì, contro la legge. I ristoranti possono usare solo contenitori come questo, da cui si può ricavare compiti. O vaschette come questo, no, che puoi riciclare. Colesterolo invece è realizzato con sostanze tossiche, dal petrolio. Petrolio, sì. Quindi è anche cancerogeno. Soprattutto quando viene a contatto con cibi caldi, può rilasciare sostanze tossiche, cancerogene. Questa invece è un'ottima alternativa al colesterolo. È uno stampo di fibra di carta, che può essere riciclato. Qui c'è quello che sta nel secchio nero. Quello che fa in discarica. Sì. Thank you.
attaccarlo da domenica, perché da qui ci fanno nuove latine, qui ci vedete carica al punto e poi abbiamo almeno una dozzina di altri materiali. Prendete il guardi, c'è questa carta che vediamo, che adesso state mettendo sui cortei. E a chi la vedete? Loro si occupano dei doveri internazionali per vendere le materie. Quella carta la mettendo per la Cina. La ragione per cui cerchiamo di riciclare il più possibile è che vogliamo risparmiare le risorse di energia che servono per produrre gli oggetti. Gracias.
perché così mi sarebbe avuto più questo possibile l'impianto di trattamento che abbiamo appena visto, e anche per chi non rimane in mezzo alla strada, come purtroppo succede da noi. In caso, vedete, non ci sono i nodi, così che possono entrare dappertutto. E dove non arriva il cambio, arrivano gli uomini a piedi. Da dove arriva l'uscita? Dal lavoro? Sì, dal lavoro. La signora Gail Brownell abita in questo grattacielo al 10° piano. Il palazzo è stato costruito nel 2009. Questo pavimento è stato realizzato con vetro riciclato. Guardi come si dice, non bello, no? Nei grattacieli la raccolta differenziata si fa così. Questo è il locale dove gli inquilini scendono dagli appartamenti e portano il topo. Poi ad ogni piano abbiamo lo stadio rifiuti. C'è una luce verde. Si capisce bravo.
Americana, generale, dalle sue, quando per girare il mondo basta.
Ma va a fare il culo. Ha sentito che la tu per cosa che non sapete soffrire. Ci dobbiamo dire, ho una moto da fare, ho una moto da dire, è passato da me, è cambiato il governo, ma l'Italia mi ha fatto al G6. Quando per girare il mondo basta un po' di tempo, se non hai 24 ore,
casa di Firenze. Thank you.
poi di sapere. Thank you.